Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Aveva preso la decisione, o comunque era fortemente orientato, mi pare che non abbia cambiato idea, a cancellare la parata, se non la parata, insomma, comunque la manifestazione delle forze armate del 4 novembre. Ma non voglio contraddire l'autorevole parere di Massimo Franco, non è ironico, ma è perché è sempre puntuale nei suoi giudizi. Però io credo che la manifestazione, io non l'avrei fatta ovviamente, e sono assoluta, anche perché bisogna sempre ricordarsi che quando si è al governo si governa e non c'è la distinzione. Cioè, una volta la Democrazia Cristiana, Massimo Franco lo sa bene, aveva un criterio fondamentale proprio per eliminare questo equivoco: chi faceva parte del governo non aveva un ruolo politico nei partiti che sostenevano il governo. Solo De Mita alla fine della storia, della lunga storia della Democrazia Cristiana. Però quando si governa si governa, e per l'unica osservazione che è diversa da quella che fa Franco, quindi non condivido questa manifestazione, ma io la comprendo in un altro modo. Non la condivide e non ci andrà, non la condivide e non ci andrà, sarà una cosa della Lega. Ma ci mancherebbe altro, un'iniziativa politica della Lega. Dove sta, qual è l'obiettivo della Lega di Salvini? Sono le elezioni europee del 2024. Dove sì. Esattamente. Allora, non è una risposta totalmente per questo. Secondo me l'errore sta nel fatto che alle europee del 2024 si può affermare una visione dell'Europa unitaria solo se si capisce che la sfida non è quella dell'alzare i toni, ma è la sfida di quale Europa vorremmo, è la sfida del governo. Sì, però diciamo che è una missione che è abbastanza pericolosa, perché voglio dire, appunto, ma è ancora peggio quello che lei dice, Lupi. Cioè, in lei una sta situazione del che genere viene strumentalizzato in termini elettorali quello che è successo in Israele e che sta succedendo in Medio Oriente. No, io non lo sto dicendo, quello che noi dovremmo evitare, però è un richiamo alla responsabilità, ha fatto bene a Tajani, non a caso a dire, mi perdoni, a dire, è un'iniziativa di un partito, certo, non è l'iniziativa di un governo. E ci mancherebbe altro, mi scusi, ma lei sa meglio di me che il governo è il governo e i partiti possono scegliere. Sì, però la domanda è se non... Quello è un vice premier, non è la domanda è se non imbarazza... No, scusi, io non mi sto imbarazzando, ma non lo deve dire. No, se non imbarazza il governo... È il vice premier, non è un passante, Salvini, è il vice premier di questo governo. Ma potrei dire anche ad Amendola, che ha una visione uguale alla mia, delle contraddizioni che esistono all'interno della posizione del Partito Democratico. Cioè, voglio dire, è chiaro che quello non ha un'incidenza perché il Partito Democratico ha le opposizioni, no? Ma l'avete visto nella questione dell'invio delle armi di nuovo a fianco dell'Ucraina, del tema appunto con chiarezza, Amendola, e che sei una persona che la pensa come me su queste cose, perché la Schlein non è venuta con tutti noi all'Arco di Tito, alla manifestazione a fianco del popolo israele? Con molta stima e molta amicizia che ricambio. Io, per dire con una battuta, già passare dalle magliette di Putin sulla Piazza Rossa alla manifestazione per l'Occidente è già una rivoluzione, quindi siamo già diciamo sulla strada buona. Ma è il vice premier, e in questa fase le parole si pesano, gli atti si pesano. Non vorrei ricordarti altre magliette esposte in televisione che fecero dei disastri diplomatici, come avvenne con Calderoli con la Libia, perché è una fase in cui si lavora intensamente, le parole sono importantissime perché siamo di fronte alla guerra. Ora, qual è il punto? Non c'è nessuna divisione, anzi ti informo che in Commissione Esteri stiamo per approvare all'unanimità una risoluzione per chiedere i corridoi umanitari, all'unanimità. Non c'è un tema di distinzione, ma non mi venire a dire però che questo è un tema di campagna elettorale per le europee, perché dinanzi alla guerra che c'è in Israele e Palestina, onestamente me ne frega un po' di meno la campagna per le elezioni europee da qui a maggio, perché credo che stiamo giocando con il destino dei nostri paesi e soprattutto con i poveri civili che stanno sotto i bombardamenti. Quindi andare a fare una manifestazione dove si difende l'Occidente contro questa invasione islamica che ci vuole, Hamas che arriva in Italia, sono delle cose che per una cultura politica come la tua dovresti dire: signori, cercate di essere seri, andate a lavorare al governo, tu fai il vice premier, non è che fai le manifestazioni la mattina e la sera. Le manifestazioni che si sono state fatte
anche quella del Foglio ha visto esponenti del PD, perché il nostro partito, puoi dire quello che vuoi, ma su questa vicenda è seriamente unito, perché sappiamo bene di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando del futuro innanzitutto di 2 milioni di civili, di una tragedia che è quella del 7 ottobre e soprattutto di un'escalation possibile che riguarderà la sicurezza del Mediterraneo e quindi dell'Italia. Quindi non stiamo a giocare né a fare le magliette né a fare le manifestazioni. Un momento, perché dobbiamo andare in pubblicità, poi riparlate dopo, e deve andare via il generale Cuzzelli e vedevo.